Ebbene, amici fratelli della Congrega, sono le 11:53 di questo 23.03.2023, mentre sto registrando questo pezzo riguardante inerente la mia review. Link in descrizione. Allora, lo strangolatore di Boston, Boston Strangler, un Manhunter, non Manhunter, frammenti in omicidio di Michael Mann, in miniatura, sorretto dal talento della fotogenica Knightley, Keira Knightley, sempre più magra, anoressica, così così, la sua bellezza quindi, ora che lei è dimagrita, no, al film. Non perturba sino in fondo e non colpisce allo stomaco, veramente. Allora, una recensione secca, senza fronzoli, netta. Ebbene, oggi recensiamo l'inquietante, intrigante, affascinante, sebbene forse non appieno convincente, anzi quasi per nulla, lo strangolatore di Boston, Boston Strangler, corposo e sanguinario, teso a vincente thriller dalle forti tonalità noir e poliziesche, scritto e diretto dal regista Matt Ruskin dal 17 marzo scorso, distribuito in streaming. Lo strangolatore di Boston, da non confondere con l'omonima pellicola del 68 Richard Fleischer con un grande Tony Curtis. Quest'ultimo, Tony Curtis, no, quest'ultimo film, differente nella trama, eppur vertente, parimenti a tale pellicola da noi presa in questione e nelle seguenti righe disaminata, così come intuibile e comprensibile facilmente dal titolo, sul tristemente celebre e macabro assassino seriale di nome Albert De Salvo. Ora, per anni, De Salvo fu peraltro l'ossessione proibita di Brian De Palma. Black Dahlia, e poi ecco, che veramente tentò di realizzarne un biopic riguardante i suoi mostruosi delitti brutali e glacialmente efferati. Discretamente accolto dall'intelligenza critica statunitense, intelligenza, non intelligenza, e spesso non è intelligente l'intelligenza, riscuotendo infatti un buon ma non del tutto lusinghiero responso sul sito aggregatore Metacritic.com, esattamente equivalente al 60%, 60% di opinioni favorevoli, Lo strangolatore di Boston dura 1 ora e 52 minuti e negli States, Stati Uniti, è stato vietata ai minori di 16 anni, poi sono dei divieti abbastanza inutili, velleitari, per via di alcune sue scene altamente perturbanti e raccapriccianti. Sintetizzandone, ecco, fino all'osso la cronachistica trama, tale pellicola percorre o ripercorre, ecco, l'iter indagatorio in merito per l'appunto al serial killer succitato della coriacea e volitiva inarrendevole giornalista realmente esistita, Loretta McLaughlin, un'eccellente Keira Knightley, colei che per prima in un'epoca dominata dal potere maschile ebbe il coraggio di addentrarsi all'interno e all'inferno dei meandrici anfratti di una vicenda tanto oscura quanto aberrante e scabrosa. La McLaughlin infatti fu la prima donna e persona in assoluto a riuscire pian piano, in virtù della sua ferrea abnegazione infermabile e del suo fiuto infallibile, a collegare tutti gli omicidi avvenuti e commessi da De Salvo, detto Boston Strangler, svelandone l'identità. Ora, non riuscite più a capire la mia identità? Può sorprendervi o può lasciarvi increduli questo falotico? Allora, prima di sparare ai malcapitati, alle persone che non c'entrano nulla con le vostre turbe mentali, i vostri retropensieri malati, dovreste e avreste dovuto indagare. Allora, un lavoro, il suo arduo di questa Loretta, assai rischioso e improbo, ivi romanzatoci da Ruskin e filmicamente espostoci con eleganza e puntiglio impeccabili. Prodotto da Ridley Scott, meravigliosamente fotografato da Ben Hutchins e sostenuto dalla magistrale prova recitativa della Knightley, ora, lo strangolatore di Boston possiede un buon ritmo incalzante malgrado le sue numerose parentesi al chiuso, per lo più in camespil, no, si svolge fra le anguste impolverate, scusa, scusa, pareti degli uffici, appassionandoci e tenendoci col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Però le atmosfere cinere e plumbe sono congeniali, trasudano tensione e spettrale senso mortifero, la bravura del cast ne elevano la qualità. Fra un Chris Cooper, quello del momento di uccidere, si vede una piccola scena chiave in questo film di Joel Schumacher, American Beauty, premio Oscar, no? Egregio nei panni del sulfureo duro ma saggio caporedattore di Loretta, Carrie Coon in quelli della sua migliore amica, Alessandro Nivola Onivola, quello di Face Off, Wizard of Lies, che incarna con recitazione sapidità al detective Colley, detective, so, Bill Camp, quello di The Night Of, Joker, nell'oramai usuale ruolo del commissario, Falò, no, stavolta il nome è McNamara, Morgan Spector in quello del marito amorevole e accondiscendente, paziente Loretta, e naturalmente il paziente di Loretta, cioè lei è una dottoressa, no, paziente in un altro senso, naturalmente qui il nome è difficilissimo nella pronuncia, David Desmalchian, da prima ripreso solo di spalle in quello dello strangolatore che finalmente viene rivelato in volto soltanto a 3/4 d'ora dalla fine, ma è solo lui il colpevole degli strangolamenti. Brian De Palma voleva realizzarne un film, ecco,
su questa storia, non questa di Matt Ruskin, ecco, e infatti doveva intitolarsi Boston Stranglers, non Strangler. E chi sono i suoi due amici Daniel Marsh e George Nassar? Altresì assai difettoso, questo film presenta momenti decisamente se non del tutto soporiferi, un sonnacchioso, ecco, perlomeno superflui, perdendosi in alcune futili digressioni poco funzionali alla vicenda raccontata. Inoltre, a prescindere dalla sua stupenda nitidezza formale, la trama presenta pochi snodi e segue una monotona linearità alquanto prevedibile, non distinguendosi quindi per spiccata originalità. Ricordando troppo spesso, sicuramente, il film preso a modello ispirativo, lo va a dire a sua sorella che non si è ispirato, ecco, questo Matt Ruskin, ovvero Zodiac di David Fincher, attingendo peraltro in versione compressa, diciamo così, allo stesso Mindhunter. Una recensione sintetica, no, non vi piace la recensione, non vi è piaciuto il film, non avete tutti i torti, non è un granché. Ciao, alla prossima.